Ciao da Dottor Palmas, in questo video faccio un elenco di quelli che sono i problemi più comuni che si hanno dopo le cure. Il primo di tutti è il chipping. Il chipping è fondamentalmente la scheggiatura della ceramica dei denti. E questo può succedere per svariati motivi, o perché ci sono andate delle bolle d'aria dentro alla ceramica, oppure perché l'articolazione dei denti superiori con quelli inferiori ha portato a sovraccaricare alcune zone, quindi un pezzetto di ceramica può andare via. Oppure può capitare quando, per esempio, il paziente ha dei movimenti inconsulti della mandibola perché non era abituato ad avere queste nuove forme di denti, allora vanno a non combaciare per quella frazione di secondo in maniera corretta e si ha sovraccarico ancora una volta e la ceramica si può rompere. Cosa si fa in questi casi? In questi casi noi non interveniamo subito, ma consigliamo al paziente di stare almeno 2 mesi, come dire, in osservazione per verificare che non ci siano altre zone di chipping, di frattura delle ceramiche. Dopo 2 mesi il paziente fa rientro al policlinico. Ricordatevi che il biglietto aereo è sempre a carico del paziente. Quello che noi offriamo in caso di problemi è chiaramente riparare i lavori, quelli sono tutti coperti dalla garanzia. Aspettare quei 2 mesi, come dicevo prima, è utile perché ci permette di fare diagnosi, ovvero capire perché si è verificato questo chipping, così che quando tornate noi sappiamo esattamente come risolvere il problema per evitare che si ripresenti. Poi ci possono essere per esempio lesioni nervose. Noi diciamo il 95% dei pazienti che facciamo sono riabilitazioni complete della bocca, ma sono anche complesse perché sono pazienti che hanno perso molto osso, quindi la chirurgia va spesso vicino ai nervi mentonieri, ai nervi infraorbitari, quindi alla fine ci ritroviamo quasi sempre a fare delle chirurgie che sono molto complesse. Complesse, questo significa uno che sviluppiamo comunque molta esperienza e quindi ci ritroviamo ad avere un'equipe che è veramente forte su casi che non sono facili. Però due ci portano comunque ad andare spesso vicino a delle situazioni in cui ci possono essere, per esempio, delle problematiche come le lesioni nervose. In questi casi ricordatevi che sono quasi nel 95% delle lesioni che sono temporanee, che dopo da 3 settimane, a massimo 6 mesi, 9 mesi, si riprende la sensibilità. Non si rimane con la faccia storta, ricordatevi, ma si rimane semplicemente con una zona che è insensibile, semplicemente si tocca, è come se non sentissimo che ci stiamo toccando. Queste lesioni, nella stragrande parte della maggioranza, sono lesioni che rientrano. Si fa la terapia farmacologica e si rientra della lesione. Poi ci sono dei problemi, delle volte di impianti, delle capsule che possono svitarsi. Ricordate che i denti sono connessi con l'impianto con una vite e delle volte questa vite può svitarsi. Allora in quel caso quello che noi consigliamo è semplicemente aspettate che il dente finisce di svitarsi. Quando si è finito di svitare potete o rifarlo avvitare nella vostra città, oppure se non vi fidate tornare al policlinico e noi lo riavvitiamo. Però tornare all'estero per riavvitare un dente è antieconomico, conviene andare da un qualsiasi dentista, pagare 50 euro di urgenza o 100 euro e farselo riavvitare. O si può avere altre volte la pulpite. Quando questo dovesse accadere, la pulpite sia per esempio delle volte quando i denti del paziente sono molto sensibili e dopo delle limature e delle lavorazioni il nervo va in sofferenza e quindi si ha il dolore in assoluto più forte. In questi casi quello che noi consigliamo, Brufen, antidolorifico, contattare un qualsiasi dentista nella propria città e procedere all'immediata devitalizzazione del dente. O calmarlo quindi con l'antidolorifico e far successivamente la terapia di devitalizzazione, oppure fare ritorno al policlinico e provvederemo noi a devitalizzare il dente. Un'altra cosa che è capitato di rado, veramente di rado, non capita spesso, che sono venuti dei pazienti al policlinico che non avevano possibilità di mettere gli impianti perché mancava l'osso. Questi erano dei pazienti che non ci avevano inviato radiografia e quindi noi non potevamo sapere se la situazione dell'osso permettesse di fare impianti dentali. Questo
quello che vi consigliamo è comunque fate sempre una visita da un dentista in Italia e fatevi dire se si possono mettere gli impianti dentali. Le visite le fanno quasi tutti i dentisti in Italia ormai gratis. Fate questo appuntamento e verificate con un qualsiasi dentista se avete abbastanza osso per mettere gli impianti dentali prima di venire al policlinico. Abbiamo avuto poi un altro genere di problemi in passato, che sono quei pazienti che hanno prenotato il ciclo di terapie per soli 4 giorni. Siamo bravi, siamo molti al policlinico, siamo quasi 50, un'equipe di 50 tra medici, paramedici, odontoiatri, assistenti, però non siamo Dio. E cercate quando prenotate di prenotare per almeno 6-7 giorni. Questo periodo di tempo ci consente a noi di fare diagnosi in tempi decenti, di poterci conoscere, di potervi fare tutta una serie di domande che poi ci aiutano nel stabilire qual è il trattamento ideale che voi vorreste e che noi realmente possiamo fare. Abbiamo necessità di passare con voi almeno 24 ore prima di iniziare le operazioni. Dobbiamo conoscerci, dobbiamo parlare, vedere le radiografie. Già 24 ore in genere, un giorno e mezzo va via solo per questo. Dopodiché, e questo perché? Perché noi sappiamo che il 99% dei problemi nasce dall'errata comunicazione o perché non avevamo avuto tempo prima per comunicare. Quindi cercate di prendere biglietti aerei che vi consentono di stare 6 o 7 giorni. Questo per non mettere fretta a noi, all'equipe, e poter fare un lavoro che è tutto nel vostro interesse, un lavoro molto più sicuro. Altra problematica che si può avere è sui pazienti che fanno faccette. Le faccette sono delle lentine a contatto in ceramica che si mettono sui denti. Queste sono delle lentine a contatto molto sottili, non su tutti i pazienti si possono fare. In genere sui pazienti anziani noi tendiamo a non fare questo genere di lavoro perché il paziente anziano ha pian piano perso i denti, consumato altri denti, ha perso quella che è la normale coordinazione delle mascelle. Quando noi andiamo a fare dei lavori delicati come le faccette in delle bocche che sono scoordinate, parlando dal punto di vista neuromuscolare, c'è l'alto rischio che si possa avere un crack di queste, una frattura di queste lentine a contatto di ceramica. Se voi ricadete in questo genere di pazienti, ricordatevi che la notte comunque dovete sempre usare un paradenti che si chiama il bite, che evita che ci siano degli sfregamenti, dei sovraccarichi di questi lavori che sono preziosissimi, estetici, minimali, ma che sono anche delicati. Meglio se invece che facete vi orientate verso delle capsule completamente in ceramica che rivestono però a 360 gradi il dente. Ricordatevi che in caso di ulcere, dolori o fastidi basta semplicemente prendere dei gel lenitivi come l'Alovex oppure il Bucca Gel, e sono dei gel che si mettono ogni 5 ore sulle zone di decubito dove magari la protesi mobile provvisoria, quella che dovete buttare, non ha la forma esatta della vostra gengiva perché la gengiva è guarita, si sta modificando e quindi va a pigiare su alcune zone un pochino troppo. In quelle zone si mette questo gel che vi ho consigliato e vi consente di non sentire dolore, far guarire la gengiva e mantengono anche la protesi un po' più stabile. Dopo che l'ulcera passa, appuntamento con un qualsiasi dentista per farle ribasare, quindi si fa un'impronta per far riallineare la resina del dispositivo mobile, delle dentiere, alla nuova forma che hanno preso le gengive. E questa operazione in genere non supera i 100 euro e qualsiasi dentista lo fa. Ancora una volta ricordatevi, se avete paura che nessun dentista curerà i vostri denti perché vi ha curato un altro dentista, ditegli che siete dei turisti, che vi trovate lì in Italia, che vivete all'estero, se vi fanno questa cortesia. Fate turismo dentale inverso. Tutti i dentisti in Europa curano pazienti già curati da altri dentisti, non preoccupatevi. Alcuni pazienti sono stati insoddisfatti dell'estetica dei denti provvisori. Faccio questo video per ricordarvi che i denti provvisori non hanno niente a che fare con i denti definitivi. I denti provvisori sono dei prestampati, delle dentierine che possono essere o fuori asse oppure non in asse con la mediana del viso, la linea mediana, non preoccupatevi, quelli sono solamente dei denti provvisori che servono a far guarire le gengive e a permettervi di masticare. L'estetica è un qualcosa che noi vediamo al secondo viaggio, quando abbiamo tutto il tempo con l'equipe,
con gli odontotecnici di fare delle proiezioni di quelli che sono gli assi del viso in tutte e tre le direzioni dello spazio, e a quel punto andare a verificare le dimensioni, la grandezza dei denti, le forme devono essere coerenti con la forma del viso, il colore. Se avete dei denti provvisori in bocca, che quando tornate in Italia il parente vi dice no, ma sono strani, non mi piace, ricordatevi che quelli non sono i denti definitivi, sono dei denti che dovete comunque cambiare. Anzi, i denti provvisori brutti ci aiutano poi a fare i denti definitivi belli, perché su quelli il paziente vede tutto quello che non vorrebbe. E poi quando discutiamo insieme all'ultimo viaggio, quando facciamo i denti definitivi, abbiamo entrambi un'idea chiara di ciò che va fatto per arrivare poi al lavoro che il paziente accetta.